6 punti in 3 partite, con la consapevolezza che c'è tanto da lavorare e i margini di miglioramento sono ampi, ma anche un dazio molto pesante, pagato per gli infortuni. E questa è l'estrema sintesi dell'inizio di annata del Pescara, squadra che dall'inizio della stagione ha avuto diversi contrattempi di natura fisica e i guai più grossi si sono materializzati nella gara di Cosenza, quando il Delfino ha perso in un colpo solo due dei suoi pilastri, il centravanti Marco Tumminello, fuori causa per almeno 6 mesi, e il regista Luca Palmiero, che tornerà dopo la sosta a metà ottobre. Il punto della situazione è stato fatto ieri sera nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi con l'intervento del professor Vincenzo Salini. Diciamo che si è fatto male da solo, ma in realtà un po' il terreno di gioco, un po' anche la tipologia proprio dell'atleta, che gli atleti che hanno, diciamo, delle ginocchia tendenzialmente valide sono più predisposti a questo tipo di lesione. Ecco, ci conferma che i tempi di recupero sono sui 6-7 mesi o c'è una prospettiva diversa? Ma diciamo che, a voler essere ottimista, sono 6 mesi, perché comunque sono 4 mesi per il recupero, diciamo più o meno, recupero anatomico dopo la ricostruzione del crociato, e poi consideriamo altri 2 mesi per rimettersi proprio in pista. Ecco, 6 mesi possiamo considerarli per giocare. Per Palmiero si parla di uno stop di circa un mese, è così? Sì, Palmiero la dinamica è stata completamente diversa, perché è stato un contrasto con un avversario, ha avuto un trauma, diciamo, in baldismo, il ginocchio si è un po' aperto, ha avuto una lesione di primo grado del collaterale interno, che però comunque è una lesione che richiede almeno 4 settimane per poter anche in questo caso essere pronto. Ecco. Ora bisognerà gestire anche la questione tecnica, vista l'assenza dei due giocatori. Il forfè di Tumminello responsabilizza i due centravanti in rosa, Matteo Brunori Sandri e Riccardo Maniero. Saranno loro due a contendersi la maglia al centro del tridente. Al San Vito Marulla, quasi a sorpresa, mentre tutti si aspettavano Brunori, Zauri ha scelto Maniero, contando sulla sua voglia da ex. E poi c'è Gennaro Borrelli, subito in gol con la Primavera, alla prima di campionato, ma che ora potrebbe ritagliarsi un po' di spazio in prima squadra, dopo aver fatto tutto il precampionato agli ordini di Zauri, preparazione e amichevoli. Il tecnico di Pescina, per valorizzare tutti i centravanti in organico, aveva iniziato anche a lavorare sul 4-3-1-2, lavori che potranno così proseguire, ma la società rifletterà sulla opportunità di restare così e al massimo intervenire a gennaio, o su quella di tornare sul mercato degli svincolati, che tuttavia, specie in Italia, non offre granché. Un fresco ex come Cocco, un altro ex come Pasquato, che centravanti non è, l'ex lancianese Sansone, che però è più un esterno. A centrocampo, oltre Palmiero, ora è ai box per un problema agli adduttori anche Bruno. Zauri sonderà le potenziali alternative. A Cosenza, nell'ultimo quarto d'ora, è stato Castanos a giocare davanti alla difesa, avendo ai suoi fianchi Macin e Memushai. Il cipriota ha sfornato lo splendido assist per il gol partita di Galano ed è una soluzione credibile. Ma il casting è aperto. Anche Memushai e Busellato potranno essere vagliati per un Pescara atteso da un mini tour de force. 3 partite in 7 giorni. Sabato con Lentella, martedì a Cittadella e venerdì 27 con il Crotone.